Carissimi amici, buona giornata. Ecco, oggi siamo oltre la metà del mese di marzo. Ecco, oggi in questa bellissima giornata di sole, e partendo sempre dal santuario della Madonna Missionaria di Tricesimo, sono giunto qui in questa frazione, una frazione di Treppo Grande che si chiama Vendoglio. Ecco, vedete una chiesa splendida, molto grande, molto bella. Sembra davvero una cattedrale. E abbiamo parlato con qualche persona, hanno detto sì, la chiesa è molto grande, molto bella, perché quando è stata costruita c'era una grande fede, quindi forse riuscivano ad riempirla. Adesso è un po' più faticoso. E questa invece è la chiesa piccola, la chiesa antica, che probabilmente è sconsacrata perché viene usata la chiesa più grande. Il campanile però è proprio questo, quello che stiamo vedendo, campanile di Vendoglio. Ed ecco, da questa posizione si può vedere molto bene quella che era la chiesa antica con il suo campanile. Ed ecco, per avere un'idea dove ci troviamo, vedete queste indicazioni? Alla mia sinistra si va verso Buia e Maiano, mentre alla mia destra verso Tricesimo. Ecco, avete sentito anche il suono delle campane? Ci sono anche delle persone qui che stanno camminando. Ecco, un saluto, carissimo Vittorio, mi pare. Abbiamo parlato un po'. E la bambina come si chiama? Ambra. Ambra, grazie Vittorio, buona giornata, arrivederci, arrivederci. Ed ecco, sentite la meraviglia del suono delle campane. Siamo proprio a mezzogiorno, una giornata splendida, dicevo, ormai la primavera è proprio alle porte e stiamo sentendo le campane. Dicevo, il campanile è quello della chiesa vecchia, ma il suono delle campane è sempre speciale, sempre bello. Guardate anche cielo azzurro, una giornata mite, primaverile, ed è bello mentre suonano le campane, ci invitano proprio alla preghiera. Ricordare la preghiera dell'Angelus a metà di questa nostra giornata con le parole della Vergine Maria, dell'Angelo Gabriele. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E mentre sfuma il suono delle campane, mi sono rivolto ora verso la grande chiesa. L'abbiamo chiamata, e sembra davvero una basilica, una chiesa molto bella. La facciata illuminata. In questo, guardate che cielo limpido, che meraviglia, sembra proprio una giornata splendida. Mi sono avvicinato alla chiesa e ora penso di poter entrare. Ho visto che la chiesa è aperta, disponibile. È bello che la chiesa sia aperta per una visita, per una preghiera. Allora invito anche voi a seguirmi in questa visita. Ecco, mi sto incamminando e qui c'è il nostro carissimo amico, il nostro Giampaolo. Salutiamo, ecco, e entriamo insieme in chiesa. Ed ecco, sul portale della chiesa c'è questa lunetta
il buon pastore che accompagna le pecore. E siamo quindi entrati in chiesa. Qui c'è una visione proprio totale con tutte le colonne laterali, la corsia centrale, e dicevano poco fa che è stata anche abbassata, cioè dopo il terremoto la chiesa era troppo alta, è stato fatto un sottotetto per abbassare la chiesa, che è ugualmente bella, splendida e grandiosa. Ci sono anche degli splendidi affreschi, ecco un altare laterale, e piano piano mi sto andando su quello che è l'altare maggiore. Ed ecco l'altare del Sacro Cuore, e qui tra l'altare maggiore e l'altare minore c'è questo drappo con San Michele Arcangelo. E qui dall'ambone dove viene proclamata la parola di Dio ogni domenica. Ecco, intanto il nostro Giampaolo si è messo in ginocchio per una preghiera, magari sta pregando anche per noi in questo momento. Giampaolo, diciamo insieme una preghiera per tutti i nostri malati, sofferenti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Ecco, e prima di uscire dalla chiesa, il nostro Giampaolo ha voluto accendere anche per noi. Vai, vai, Giampaolo, una piccola candela davanti all'altare della Madonna e davanti a questi bellissimi affreschi. E mentre Giampaolo ha acceso le candele, dice, chiediamo a lui qual è la tua intenzione di preghiera nell'accendere queste candele. Accendo queste candele per mia moglie Giovanna, Maria Giovanna, e anche per tutte le persone che soffrono e che stanno male. Certo, certamente. Ecco, allora ti salutiamo, concludiamo qui il nostro video dalla D'accordo. chiesa di Vendoglio. Un saluto particolare a tutti voi. Buona giornata, questa giornata Buona giornata. primaverile. Grazie, grazie.